La parola al senatore. Salutiamo gli studenti e i docenti del Liceo Scientifico Ricciotto Canudo e il Liceo Classico Publio Virgilio Marone di Gioia del Colle, in provincia di Bari, nella mia Puglia. Prego, senatore. Sì, Presidente. L'evoluzione del contesto internazionale, le minacce alla stabilità e alla sicurezza globale, l'interconnessione sempre più stretta tra la politica estera, le politiche di difesa, la politica economica e la politica industriale richiedono un aggiornamento della normativa sull'importazione, l'esportazione ed il transito di armamenti per adattarla a uno scenario mondiale che è radicalmente diverso non solo rispetto al 1990, quando la legge 185 è stata approvata, ma anche a quello di soli pochi anni fa. In particolare riteniamo necessario che indirizzare e supervisionare le scelte strategiche in materia di trasferimento di armamenti sia un organo politico, non semplicemente una struttura amministrativa, che comprenda il Presidente del Consiglio e i ministri direttamente coinvolti. Questo tema non riguarda soltanto il Ministero della Difesa e perciò c'è bisogno di un organismo di coordinamento, come è stato ricordato anche da alcuni interventi che mi hanno preceduto, tra dicasteri che esprime indirizzi e direttive generali coerenti con la linea dell'esecutivo. Il CISD, il Comitato Interministeriale per gli Scambi di Materiali di Armamento per la Difesa, che era già previsto originariamente, seppure in forma diversa, dalla legge 185 del 1990 è dunque la struttura che risponde a questa esigenza di coordinamento politico, non trattandosi di scelte tecniche o procedurali. Fatti salvi i divieti derivanti da obblighi internazionali che sono già esecutivi, è opportuno che sia questo organo ad applicare i divieti stabiliti dalla legge 185. Naturalmente il Parlamento, così come già previsto dalla normativa vigente, sarà informato annualmente sull'attività del Governo e quindi in particolare il CISD in materia di trasferimento di armamenti. I principi cardine di questo provvedimento sono la semplificazione e la trasparenza, per le imprese innanzitutto. Per questo si riducono gli oneri amministrativi per le aziende del settore che esportano verso altri paesi dell'Unione Europea, eliminando lo scoglio dell'autorizzazione all'avvio di trattative, e si dimezzano i tempi per i trasferimenti comunitari nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione Europea. Si tratta di provvedimenti che non possono che favorire l'interscambio all'interno del mercato unico e che vanno nella direzione di una maggiore integrazione europea nel campo dell'industria della difesa. Perché, vede, anche rispetto a alcuni interventi che mi hanno preceduto, capisco che ci sia la voglia, la necessità che alcuni colleghi percepiscono di dover costruire anche attorno a provvedimenti che probabilmente durante altri governi di qualche anno fa avrebbero votato con il cuore leggero, ma il fatto che l'industria e la difesa venga considerata e sia un settore strategico per il rilancio anche della nostra economia nazionale è di tutta evidenza. E basta leggere poi quello che in passato hanno fatto i governi. Cito l'ultima: il governo Draghi aveva modificato il recovery plan per proporre che appunto anche l'industria militare potesse avere accesso ai fondi del Next Generation EU. E allora, come già detto, comunque a una maggiore semplificazione si accompagna anche una maggiore trasparenza e severità dei controlli. Francamente il termine opacità che è stato utilizzato in alcuni interventi riferiti a questa modifica della norma non so esattamente a che cosa possa riferirsi, dato che la norma va nella direzione opposta. Si ampliano i termini per la presentazione della documentazione che attesta la conclusione dell'operazione di trasferimento e si inaspriscono le sanzioni in caso di mancata presentazione.
Inoltre si chiarisce che sono le banche e gli altri intermediari finanziari a dover comunicare le transazioni che riguardano i materiali di armamento. In sintesi, il disegno di legge in esame adatta la normativa vigente al contesto internazionale ed europeo, mette le scelte strategiche più importanti in tema di trasferimento di armamenti nelle mani di una struttura politica coordinata e flessibile, viene incontro alle esigenze di semplificazione manifestate da molte imprese esportatrici che già sono gravate da un iter procedurale particolarmente lungo vista la delicatezza del tema. Ed oltre a questo, disciplina con maggiore chiarezza gli obblighi in capo alle imprese e alle banche. Per questo annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia al provvedimento in esame.